filosofia porca vacca parte dalla terra, più fatica o più passione? Ti rispondo più passione, senza ombra di dubbio. Allevatore e macellaio in una figura unica, una scelta vincente? È una scelta vincente perché conosci come nasce l'animale, quindi conoscendo quello che mangia puoi conoscere come valorizzare il prodotto finale. Un esempio di tradizione modernizzata che ha funzionato oltre ogni aspettativa verso i tuoi clienti? Abbinare alla carne tradizionale, quindi venduta cruda per arrosti, per bistecche, per macinato, anche le cotture a bassa temperatura e il prodotto già pronto da riscaldare a casa. Come racconti la sostenibilità nella tua macelleria? La sostenibilità per me va vista a 360 gradi, per cui da noi, nella nostra filosofia, l'animale nasce in stalla, nasce in azienda, senza spingere troppo nella riproduzione, ma rispettando il ciclo naturale dell'animale. Si ciba di cereali e foraggi aziendali o a chilometro zero, e dopodiché viene anche dimora su un letto di paglia che si ottiene dalla mietitura di orzo e grano locale, per utilizzato una parte per il mangime e una parte proprio per la paglia per il loro letto, per cui quando a fine ciclo si va a spandere in campagna ritorna tutto alla terra. Mangiare poca carne, mangiarne meno, ma mangiarla di qualità e sostenibile. Che valore aggiunto dà l'essere donna al tuo mestiere? Beh, sicuramente la precisione, l'attenzione al dettaglio e soprattutto poter indicare al cliente i tempi e i modi di cottura, e questo sono una grande mano in cucina adesso che la gente ha sempre meno tempo.